Consiglio comunale e probabilmente anche a molti nuovi consiglieri che faranno, credo, con altrettanta passione di quella mia esperienza questo percorso. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Fruet, prego. Tutto per tornare sugli argomenti che ormai caratterizzano questa amministrazione e quelle precedenti, e non per mettere sempre il dito nella piaga, come si suol dire. Se da un lato apprezzo quel che ha voluto dire il sindaco sulla necessità di fare certe scelte e quindi espropri per favorire certe categorie, i peppe, i pippe e così via, è la gestione dopo che è stata falsata. Ne hanno tratto dei benefici gente che non, secondo me, che non ne aveva proprio bisogno. Ne ha tratto benefici gente che ne ha fatto di quelle espropri, ne ha fatti per misteriose ragioni dei salotti al di fuori di quelle che erano le costruzioni peppe. Però cosa è successo? Poi è chiaro che nei ricorsi degli espropri dei terreni, via via che questi acquistavano valore, e per piacere, vada con Giaccone, perché poi non ti può parlare io, Gaccione. Quindi nell'andare in avanti queste cose che vanno troppe per le lunghe, questa assegnazione di terreno di Peppe, questa assegnazione di terreno più che altro del Peppe, si sono trasformati in una occasione di ricchezza, forse inconscia, di ricchezza da parte di chi ne ha potuto usufruire. Ma premesso questo, quindi, se l'idea iniziale è buona, e dopo ci si sciupa perché questo comune è sempre andato troppo per le lunghe nell'assegnazione terreno, troppo nelle lunghe nei bandi di concorso, troppo per le lunghe nell'assegnare con una certa facilità e di regolamento, intendo, di una facilità regolamento, il regolamento c'era, è approvato eccetera, e questi treni anche sono stati dati. Ne proseguo però, non ho imparato nulla da questa lezione, e non sono 25 milioni di euro pagati negli ultimi 15 anni, ma sono molti di più, io ho calcolato circa 30. Anche in questo affare qui, anche in questo esproprio qui, che si poteva benissimo supporre e prendere abbastanza per oro colato, perché è la pura verità quanto fatto dal CTU dell'ingegnere Rinaldo Mari, il quale diceva che in definitiva una strada posta in un assemblamento e quindi in una espansione di case private e del Peppe, in un'espansione che naturalmente doveva fornire, la strada era fatta, la strada doveva essere parte dei terreni edificabili, che ci si edifichi una strada o no, eccetera. Quindi siamo andati anche qui per le lunghe, e da un'offerta ridicola a un'offerta un po' più decente questo comune, non so se poteva o no, questo io lo metto non so, se poteva o no trattare un'offerta un po' più congrua per definire le questioni. Ci troviamo anche questa volta, anche se dopo anni, anche se con soldi svalutati, a pagare una cifra enorme che in questo momento di crisi pesa ancora di più. Quindi io vorrei che naturalmente, se si presenta altre occasioni di esproprio, ne sia fatta la cosa, l'esproprio, con una maggiore lucidità e concretezza da parte di chi ne viene privato, ed un giusto compenso, che non andare in causa e pagare dopo il 5 volte, 10 volte, 20 volte tanto. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri? Morini. Sì, grazie Presidente. Ci ritroviamo noi a parlare, e ci ritroveremo nei prossimi anni a parlare di queste questioni, che purtroppo ci arrivano un attimino su scelte fatte da amministrazione precedente, addirittura del sindaco. Cioè, era presente, però ora non gli si può dare la colpa che certe scelte in prima persona l'ha fatta il sindaco. Però ci piacerebbe che ci fosse più chiarezza dall'attuale giunta,
perché noi ci troviamo stasera a dare un voto che è un voto quasi di fiducia nei confronti della Giunta di come opererà su questa questione in merito. Cioè non si sa se avrà coraggio di prendere delle scelte, di fare una transazione, oppure ha il coraggio, che non è un coraggio, che è quello di rimandare, cioè di arrivare alla Cassazione, perché storicamente è successo che le amministrazioni precedenti hanno scelto la via quella apparentemente più burocratica, cioè quella di dice tanto piano piano si arriverà da parte dell'espropriato a una resa, c'è tempo per arrivare alla Cassazione. Purtroppo il treno, anche se lento, ci ha portato a decidere se andare di fronte alla sentenza finale oppure chiudere. E la colpa non è solo politica, ma è anche culturale, perché ci ritroviamo da 20 anni nei confronti dell'amministrazione delle sentenze di tribunali di vari livelli in cui dicono che bisogna abbandonare il concetto del prezzo medio agricolo per le aree PIP, PEP e l'infrastruttura. C'era tempo di studiare eventualmente una scelta coraggiosa, perché mi si può obiettare dicendo se io vado a fare una transazione a 60.000 io posso essere accusato come amministratore quando si arriva dopo 20 anni alla Cassazione, a quel punto credo il rapporto sia un po' avvelenato, insomma. L'espropriato a questo punto aspetta, perché non sarà quello che ha iniziato, ma forse è il nipote, il pronipote. Mi piacerebbe sapere la statistica, chi è partito e chi arriva poi alla tesoreria comunale, all'incasso, che secondo chi ha opposto l'esproprio, l'indennizzo all'esproprio, riteneva sbagliato. Sicuramente c'è stato un errore, perché al momento che si arriva alla Cassazione vuol dire che c'è stato un periodo così lungo che non credo, mi rifiuto di credere, che non ci sia stato un momento in cui si poteva trovare un accordo che poteva andare bene all'espropriato e all'amministrazione. Perché mi si può dire io vado a fare una transazione a 60.000, posso essere accusato di aver fatto un atto che non era un atto che tutelava l'amministrazione, ma era un dare una somma che non era giusta, però da 3 euro a 60.000 c'è un territorio. Ecco che si doveva nel tempo, non sto parlando degli ultimi 6 mesi, sono tanti gli anni passati, questo è un esempio, ma di solito è un iter lungo, burocratico, di rinvio, di controdeduzioni, di CTU, contro CTU, eccetera. Non credo che non ci sia stato un momento in cui ci sia stato l'attimo sfuggente per dire come avete fatto con la PAM, che c'è stato studi legali che hanno lavorato per trovare un accordo, non per trovare uno scontro, perché se avete chiuso con la PAM e con altri, mi risulta ci sono altri accordi, hanno lavorato dei tecnici, ma perché hanno avuto l'ordine di trovare un accordo, un mandato per trovare un punto di equilibrio tra l'amministrazione e il cittadino. Se noi ci si trova alla Cassazione vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Sicuramente a essere proprio pessimisti da parte di tutti e due gli attori, ma ci ritroviamo a scegliere. Ora ci sta una scadenza secca, inchiodata, che noi bisogna scegliere se andare in Cassazione, se andare a trovare una forma, mi diceva l'assessore, una forma bonaria, oppure andare alla cassa e versare i soldi che un tribunale ha detto di pagare.